situata nel punto più interno dell'Adriatico, a metà strada fra Oriente e Occidente. Porto mediterraneo, eppure così a nord, da trovarsi quasi nel cuore dell'Europa. Venezia era il punto su cui convergevano tutte le vie di traffico terrestri e marittime che potessero essere percorse da bestie da soma o solcate da navi. Ma se la geografia aveva dato a Venezia una posizione senza pari, i veneziani fecero il resto. Per tutti i primi anni della loro storia sfidarono Costantinopoli a Oriente e il Papa e il Sacro Romano Imperatore a Occidente, sempre ostinatamente attaccati alla loro indipendenza, capaci, se minacciati, di ritirarsi nelle loro isole, consapevoli che l'avvenire si trovava sul mare e in quelle terre orientali il cui calore si era insinuato nella loro civiltà e aveva scaldato il loro sangue. In origine sono isole quasi deserte, abitate a partire dal V secolo e 200 anni dopo riunite nel Ducato Bizantino di Venezia, dipendente dall'Esarca d'Italia, con sede a Ravenna. Sul finire del VII secolo, ai tribuni bizantini che governano le isole maggiori, si sostituisce per elezione popolare un capo unico, il Dux, il futuro Doge. L'istituzione ducale è una istituzione molto antica, che prevedeva all'inizio dei poteri amplissimi per il doge, sovrapponibili probabilmente a quelli di un monarca. Ciò nonostante, soprattutto nella recente storiografia, ha teso a sottolineare come il doge fosse privo di reali poteri. In realtà questa è un po' una vulgata, nel senso che il doge continuò a mantenere poteri molto, molto forti, magari non istituzionalmente riconosciuti, ma dal punto di vista politico, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista rappresentativo, il doge ebbe una straordinaria importanza nel dirigere l'attività politica veneziana. È assolutamente vero che il doge non aveva poteri diretti, non aveva il potere, ad esempio, di prendere delle decisioni in assoluta autonomia, ma il doge aveva comunque un enorme prestigio. Con questo prestigio riusciva politicamente a elaborare delle strategie politiche, delle costrizioni, o quantomeno utilizzare la propria autorità o autorevolezza per indirizzare certe decisioni. D'altra parte, ciascun potere ha una dimensione di carattere istituzionale e una dimensione di carattere, diciamo così, informale. I dogi veneziani seppero, chi più chi meno, adeguare il proprio potere ai limiti dell'istituzione, pur ritagliandosi una dimensione di esercizio del potere piuttosto marcata. Dopo l'uccisione del terzo doge per opera delle famiglie tribunizie, si eleggono per 5 anni solo maestri dei militi annuali. Nel 742 il popolo impone il ritorno al Dux e da quel momento l'elettività è sottratta del tutto al controllo imperiale. In questo modo si sancisce l'inizio effettivo dell'istituzione ducale, che diviene a tratti ereditaria e si modella sulla forma della monarchia bizantina. L'esperienza del governo bizantino a Venezia si conclusse nell'anno 751.
insieme a quella dell'Esercato d'Italia. Ma le magistrature veneziane agirono già con grande autonomia molto prima. Infatti, la loro posizione geografica permise loro di giocare con grande spregiudicatezza nella scacchiera internazionale come cerniera fra l'Impero Carolingio e l'Impero Bizantino. Lungo questo periodo, che va dall'VIII al X secolo, si gettarono le basi per lo splendore futuro e si verificò un evento destinato a porre un'impronta decisiva nella storia di Venezia. Nell'anno 828, ad Alessandria d'Egitto, venne trafugato il corpo di San Marco Evangelista e deposto nella chiesa che sorgeva accanto all'antico palazzo ducale. Da allora in poi, San Marco e il palazzo ducale agiranno, con la loro carica di significati simbolici e politici, come i punti focali dell'identità veneziana nel Medioevo e oltre. La Basilica di San Marco è un monumento unico per la ricchezza della sua storia, la maestosità delle sue strutture e la raffinatezza del suo interno. Uno splendido laboratorio in cui hanno operato per secoli grandi artisti greci, della penisola e di altre regioni europee. Principale chiesa della città, sede del patriarcato e simbolo della fede della Serenissima, è architettonicamente e artisticamente considerata un ponte tra le culture, la porta d'Europa all'Oriente, una sontuosa tomba per l'Evangelista Marco. L'edificio in realtà è un pastiche di stili, dove non mancano inserimenti tardo-antichi, come i tetrarchi della facciata, elementi romanici, gotici, tardo-gotici, come la monumentale iconostasi dei dalle Masegne, rinascimentali e perfino rifacimenti 6, 7 e 800. La maggior parte dei mosaici della facciata furono infatti rifatti in questi secoli. Gli unici originali sono quelli del primo portale a sinistra, il portale di Sant'Alipio, dove nel XIII secolo fu rappresentata l'entrata delle spoglie di San Marco nella basilica. La luce soffusa, che vi entra dall'alto, sembra dividere il mondo terreno da quello soprannaturale, splendente nelle volte per i suoi dorati mosaici. Il carattere bizantino che la contraddistingue appare soprattutto dalle cupole e dai grandi mosaici che narrano le storie del santo, ma anche gli episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. La grandezza di Venezia si è sempre riflessa nell'arricchimento della basilica e nella profonda devozione verso il santo. I veneziani l'hanno abbellita infatti nel corso dei secoli, portando dai luoghi più remoti manufatti preziosi ed opere d'arte attraverso elemosine che hanno creato un monumento di grande fascino. Ai procuratori de Citra spettavano gli aspetti relativi all'elemosina e ai lasciti testamentari per i sestrieri di San Marco, Castello e Cannareggio. La grande devozione verso il santo si esprimeva anche attraverso l'attività caritatevole, operata dalle molteplici confraternite attive nel basso medioevo a Venezia. Le scuole si dedicavano alla cura dei malati e alle opere di bene, acquisendo potere e facoltà anche politiche. La Scuola Grande di San Marco, per esempio, venne fondata come Scuola dei Battuti nel 1260 e completamente ricostruita dopo un incendio nel 1490 con l'ausilio di prestigiosi artisti, dai Bellini, Gentile Giovanni, a Pietro Lombardo.
Dal punto di vista sanitario, Venezia fu una città difficile nel periodo medievale e moderno, poiché a causa del porto veniva colpita periodicamente proprio da numerose epidemie. Dovette quindi dotarsi di una rete di lazzaretti e ospedali che furono per lo più gestiti proprio dalle scuole. Queste vennero gestite e divennero anche espressioni delle classi sociali che abitavano i sestrieri, che nel caso di San Polo erano prevalentemente artigiani, come i tentori di stoffe e piccoli commercianti. Le scuole si configuravano anche come società di mutuo soccorso ante litteram. Divennero organismi sempre più ricchi e potenti, capaci di rivaleggiare tra loro non solo nella devozione, ma anche nello sfarzo. La più celebre delle scuole, oggi giunta fino a noi perfettamente conservata nella sua sede originaria, è la Scuola Grande di San Rocco. La scuola sorge accanto alla chiesa di San Rocco, il santo a cui la città si votò nella prima delle tre grandi epidemie di peste che la colpirono nel XV secolo. Era stata istituita nel 1478 e nel 1485, con l'arrivo della reliquia del corpo del santo, era diventato uno dei luoghi più importanti per la devozione veneziana. Inoltre, nel 1489, per il gran numero di confratelli che vi erano entrati, era già stata nominata Scuola Grande. Nel 1515 fu posta la prima pietra del grandioso edificio, la cui costruzione si protrasse lungo un cinquantennio. Il forte accento classicista dell'architettura si deve all'intervento di Pietro Bon, primo architetto, e ai successivi di Sante Lombardo e dello Scarpagnino. La facciata presenta infatti un doppio linguaggio. Nella parte superiore, il lessico rinascimentale ben più maturo rispetto a quella inferiore. Il progetto era simile ad altre scuole veneziane, caratterizzato da due sale, una posta al piano inferiore e una a quello superiore. La sala terrena, con ingresso sul campo, rimanda alle funzioni ospedaliere, nel lessico sobrio ed equilibrato. Da questa sala si può accedere direttamente al piano superiore, attraverso uno scalone a tribunale con cupola. La grande sala superiore è il cuore dell'attività confraternale, la meta di tutte le processioni e dei momenti più importanti della devozione. Accanto alla sala grande, superiore, si trova la sala dell'albergo, dove si riuniva la banca, o zonta, che aveva la funzione specifica di gestire, da un punto di vista amministrativo e religioso, la confraternita. Le vicende legate alla decorazione della Scuola Grande di San Rocco sono tra le più importanti e interessanti della storia dell'arte italiana. Qui sono conservati i capolavori di primissimo piano, attribuiti a Tiziano, Giorgione, e soprattutto si svolse l'attività di uno dei protagonisti assoluti del tardo Cinquecento veneziano, Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Il Tintoretto era figlio di un tintore che aveva acquisito il soprannome Robusti perché aveva strenuamente difeso le porte di Padova dalle truppe imperiali durante la guerra della Lega di Cambrai. Tintoretto, dopo lunghe e complesse vicende, riuscì a farsi affidare la decorazione pittorica dell'intera scuola. Secondo la tradizione vasariana, l'escamotage fu quello di donare alla comunità la tela con il San Rocco in gloria che andò a decorare l'ovale della sala dell'albergo.
Tintoretto venne allora nominato membro della scuola e proprio dalla sala dell'albergo iniziò la decorazione, dedicandosi ai cicli della Passione con la strepitosa e sontuosa Crocifissione. La Crocifissione è uno dei teleri più grandi dell'intera scuola di San Rocco, dove l'artista riuscì a coniugare i cromatismi veneti con la monumentalità anatomica di matrice michelangiolesca, caratteristica della cultura manierista. Successivamente il Tintoretto si occupò dei teleri della Sala Grande, sviluppando un ciclo pittorico di profonda sapienza iconografica dove le storie dell'Antico Testamento sono collegate in maniera didascalica a quelle del Nuovo. I teleri avevano la funzione di ispirare i membri della confraternita, di spingerli verso la devozione e la carità. Nella Sala Grande il Tintoretto sviluppa una pittura dalle composizioni monumentali e dalla grande forza cromatica. Scene vetero-testamentarie, come il miracolo del serpente di bronzo, la raccolta della manna, si coniugano ad episodi del Nuovo Testamento, come la probatica piscina o l'ultima cena. Nei vari episodi biblici, la presenza di derelitti, mendicanti e affamati serve da modello ai confratelli, suggerendo loro una condotta morale nella vita di tutti i giorni. La funzionalità degli spazi è ribadita dal connubio inestricabile tra la pittura del Tintoretto e gli stalli lignei realizzata da Giovanni Merchiori nel XVIII secolo. Infine, completano gli stalli lignei le grottesche figure di Francesco Pianta. Una delle più celebri è il ritratto del Tintoretto, completo di tavolozza e pennelli. Infine, l'attività del Tintoretto caratterizzò anche la decorazione della sala inferiore, dove l'artista, capo di una folta bottega, si dedicò alle storie dell'infanzia di Cristo. Vicino alle finestre, in fondo alla sala, il Tintoretto realizza due dei suoi massimi capolavori, la Santa Maria Egiziaca e la Maddalena in meditazione. Le due presunte figure di sante sono immerse in un paesaggio sublime. Ci troviamo di fronte a una pittura che ha una Weltanschauung quasi romantica, ma dove la sapienza divina ordina in maniera equilibrata ogni cosa, un vero e proprio spazio dell'anima. Religiosità e politica, o religione e politica, sono legati ovunque, non solo a Venezia. Qualsiasi rappresentazione del potere nelle società di antico regime prevedeva una dimensione religiosa. Lo stesso potere ducale rappresentava se stesso attraverso simboli di carattere religioso. L'esempio più lampante per quanto riguarda Venezia è la chiesa di San Marco, la basilica di San Marco, oggi basilica, che non era la sede del potere religioso, ma era la cappella ducale, cioè era la chiesa privata del doge. Il doge rappresentava se stesso attraverso le processioni. I rituali civici erano improntati sulla sottolineatura di un rapporto stretto, estremo, fra Dio, la volontà di Dio
e il potere e il potere politico. Questo era tipico di qualsiasi potere in età moderna, nel Medioevo, nell'età moderna. A Venezia viene sfruttato molto, molto abilmente. Vale a dire che non si può parlare di una differenziazione netta fra le pratiche religiose e le pratiche politiche. In grosso modo venivano a coincidere. Questo non vuol dire però che Venezia fosse troppo remissiva nei confronti del potere romano. Anzi, esattamente il contrario. Venezia si trovò spesso nel corso della sua storia a confrontarsi in maniera anche piuttosto brusca con Roma. Gli strumenti della politica erano anche gli strumenti della religione. La religione era uno strumento della politica ed era stato da sempre uno strumento di governo. Quello che seppe fare Venezia fu sfruttare molto abilmente questo elemento, anche nella sua dimensione repubblicana e quindi non di una monarchia in cui l'interprete ufficiale del potere era un solo individuo. Venezia aveva un corpo politico più ampio in cui il doge rappresentava ovviamente il vertice dello Stato, ma per sottolineare la propria autorità aveva bisogno anche di una serie di manifestazioni di carattere religioso, di cui ad esempio lo sposalizio nei confronti del mare, una ritualità che ricalcava simboli religiosi e dimensioni di carattere religioso, pure all'interno di rapporti conflittuali. Origini di una comunità ebraica a Venezia non sono ben conosciuti, ma vista l'importanza commerciale di Venezia stessa tra Oriente e Occidente, si suppone che dovette esserci già una comunità importante attorno all'undicesimo secolo. Il loro concentrarsi all'interno di un sestiere determinato fu un processo di molto successivo. Fino al 1516, con la nascita del Ghetto Nuovo, non si darà vita all'istituzionalizzazione di una residenza coatta per la comunità ebraica di Venezia. Il nome, forse derivato dal suo sorgere su delle antiche fonderie, Zeto, in veneziano, si sarebbe poi diffuso non soltanto nel resto dell'Italia, ma anche altrove, in altri paesi dell'Europa, sempre per definire lo spazio di residenza a cui erano costrette le comunità ebraiche. La caduta della Serenissima e l'imposizione delle leggi napoleoniche abolirono la legalità di quella terribile discriminazione, ma questa sarebbe tornata in modi ben più terribili con il fascismo e la Shoah. Con la bolla d'oro del 1082, concessa dall'imperatore bizantino Alessio Comneno, Venezia ottiene notevoli privilegi commerciali. Ma soltanto con la spedizione del 1204, la conquista di Costantinopoli e la fondazione dell'impero latino d'Oriente, la città lagunare diventa padrona assoluta del Mediterraneo. Durante il Medioevo, la politica estera veneziana fu caratterizzata fondamentalmente da una volontà di espansione nel Levante, dove costruire un impero commerciale. In questo processo, Venezia affrontò sfide militari contro i genovesi e contro l'impero bizantino. La caduta di Costantinopoli nell'anno 1453 avrebbe cambiato le regole del gioco. Da allora, la Serenissima avrebbe dovuto affrontare un potere militare ben più temibile. Così, lungo tutta l'epoca moderna, le guerre fra Venezia e i turchi avrebbero caratterizzato non solo la politica estera della Serenissima, ma anche l'immaginario collettivo dell'Europa, dalla letteratura all'opera lirica. All'inizio del nuovo secolo, protagonista assoluto della vita politica veneziana è il doge Leonardo Loredan, che ricoprirà la prestigiosa carica per 20 anni, dal 1501 al 1521. Nato a Venezia il 16 novembre 1436, negli anni 50 inizia la sua straordinaria carriera politica, che culmina nel luglio 1492 con l'elezione a procuratore di San Marco de Citra. Il riconoscimento gli consente l'ascesa ai vertici dello Stato, ma deve attendere la morte del doge Barbarigo per essere investito della dignità ducale. Era una sorta di outsider in quell'elezione ducale, benché venga eletto al primo scrutinio. Il candidato principale,
quello su cui tutti puntavano era Filippo Tron, proveniente da una famiglia ricchissima, figlio anch'esso di un doge, ma Filippo Tron ebbe la cattiva idea di morire durante le elezioni. I 20 anni del governo Loredan sono tra i più importanti della storia della Serenissima, che deve affrontare la grande sfida costituita dalla Lega di Cambrai. In gioco c'è la sopravvivenza politica della Repubblica. La Lega di Cambrai fu un patto tra potenze internazionali siglato segretamente alla fine dell'anno 1508 in quella città della Picardia francese. Per la prima volta nella storia, la Francia, l'imperatore Massimiliano, l'Aragona di Ferdinando V, l'Ungheria, gli Este, i Savoia e i Gonzaga decidevano di allearsi tra loro. Fu Papa Giulio II il suo instigatore principale, spaventato dall'espansione veneziana nella Romagna, allora sotto sovranità dello Stato della Chiesa. Il suo obiettivo teorico era lo smembramento della Serenissima e la ripartizione tra le potenze alleate dei suoi possedimenti, per lo più nella penisola italica, ma anche quelli posti al di fuori di essa, come la Dalmazia o Cipro. Nel 1509 giunge in laguna un inviato francese per presentare la dichiarazione di guerra di Luigi XII, intenzionato a riconquistare quelle terre che la Serenissima ha occupato, come afferma l'emissario, per forza e ingiuriosamente. Loredan gli ricorda che il re francese può sperare di muoversi in Italia soltanto con l'appoggio veneziano, ma la terribile disfatta di Agandello, con il ferimento e la cattura del condottiero Bartolomeo d'Alviano, spegne il suo entusiasmo. Lo scontro tra l'esercito francese, guidato da Luigi XII, e quello veneziano avvenne il 14 maggio 1509 attorno ad Agnadello, in provincia di Cremona, nelle vicinanze del fiume Adda. Il corso d'acqua era, infatti, la frontiera del territorio posto sotto controllo della Serenissima e il Ducato di Milano governato dai francesi. La sconfitta di Venezia arrestò la sua espansione nella terraferma e, al contempo, sembrò aprire le porte d'Italia agli alleati di Cambrai. Città come Brescia e Cremona, insieme con altre, si consegnarono infatti a Luigi XII. Molto rumore suscita il discorso pronunciato da Leonardo Loredan in Maggior Consiglio. Il doge non ha dubbi sulla fedeltà dei sudditi e accusa la nobiltà di non finanziare lo Stato in maniera adeguata. L'appello, che si chiude con un invito a combattere per la libertà della Serenissima, è accolto dal Consiglio con incredibile entusiasmo. Per sostenere con i fatti le sue parole, Loredan invia a proprie spese i figli Alvise e Bernardo a difendere Padova, insediata dagli imperiali. Ritengo che Loredan, come tutti i dogi veneziani, fosse mosso da un sincero amor patrio, forse in modo non comprensibile per una sensibilità contemporanea e con gli esempi della politica contemporanea. L'idea fondamentale di Loredan, come di molti altri dogi prima e dopo di lui, fu sinceramente quella di salvaguardare la patria, quella di salvaguardare la salvezza della patria, il ruolo di Venezia. Che per salvaguardare questo ruolo si dovesse semplicemente adottare una politica espansionistica, oppure più concretamente e in maniera più avveduta si dovessero accettare dei compromessi, ecco, questa fu la vera capacità della classe politica veneziana, quella di realizzare che cosa fosse possibile fare a un certo punto e cosa fosse meglio evitare, anche con una certa spregiudicatezza. All'inizio della guerra che la Lega Santa mosse nei confronti di Venezia, non era escluso nemmeno il ricorrere all'alleanza coi turchi. Fu una posizione lasciata da parte quasi immediatamente, però dimostra abbastanza bene come si ritenesse che la salvezza della patria era superiore a qualsiasi altra forma di considerazione. E Loredan fu un interprete di questo amore per la patria, che facendo questo salvaguardasse anche i propri interessi è abbastanza evidente, però erano gli interessi di buona parte della nobiltà veneziana o di buona parte dell'oligarchia, del patriziato veneziano, dell'alta nobiltà veneziana che possedeva terreni nella terraferma, e pertanto una riconquista della terraferma era un beneficio anche per loro.
Teniamo presente una cosa, che buona parte di questi terreni, di questi territori che Venezia, che i nobili veneziani possedevano nella terraferma, erano posseduti a titolo personale e familiare, quindi non sarebbero stati alienati nel momento in cui fossero stati conquistati da una potenza straniera, sarebbero comunque rimasti proprietà dei singoli nobili, non erano proprietà della Repubblica. E in realtà tutte le famiglie condividevano un comune interesse, che era quello della presenza territoriale all'interno della terraferma, e Venezia riuscì effettivamente a riconquistare questa presenza territoriale con un'azione anche difficile da intraprendere, con una serie di grossi sacrifici dal punto di vista militare, dal punto di vista politico e anche dal punto di vista economico. Il crescente pericolo francese permise ai diplomatici veneziani di avviare trattative con Giulio II. Nel complesso gioco tra le potenze europee, il Papa temeva infatti la Francia tanto più della stessa Venezia. Nel frattempo, la guerra divampava nell'Italia del Nord, da Ravenna a Genova a Bassano. Nel febbraio del 1510, Giulio II sciolse la scomunica a Venezia, primo passo verso una successiva alleanza con la Serenissima. Capitolo fondamentale di questo accordo fu il compromesso veneziano a rinunciare alle conquiste in Romagna. I successi francesi portarono ancora una nuova lega, questa volta soprannominata Lega Santa, che nacque il 20 gennaio 1511. In essa partecipavano vecchi alleati di Cambrai, come Ferdinando V e l'imperatore. Il cambio negli equilibri militari comportò le prime sconfitte francesi, che persero il Ducato di Milano, e la riconquista veneziana di alcuni centri della terraferma. Nel 1513, a Papa Giulio II succede Leone X, che cerca subito di svincolarsi dalla guerra. Venezia rovescia dunque le alleanze e si unisce ai francesi, con l'intenzione di cacciare i tedeschi dai propri territori ed entrando in conflitto con la Lega Santa. Le azioni imperiali nei confini della Serenissima provocarono che Venezia si avvicinasse a una Francia desiderosa di riconquistare Milano. Le guerre precedenti non impedirono a Venezia, potenza della Realpolitik, di affiancare la sua grande nemica degli anni precedenti nella battaglia di Marignano, detta anche Battaglia dei Giganti, da un commento raccolto dal Guicciardini e attribuito a Trivulzio, uno dei capitani alleati presenti nel campo. Così, tra il 13 e il 14 settembre 1415 si assistette a Melegnano, poco a sud di Milano, alla completa disfatta del duca Massimiliano Sforza. La vittoria consegnò ai francesi il Ducato di Milano. Nel 1517 anche Massimiliano d'Asburgo rinuncia ai suoi diritti e restituisce il Friuli a Venezia, che vede così ripristinati i suoi confini territoriali prima di Cambrai. Per la vittoria della Serenissima, il doge Leonardo Loredan è stato decisivo, avendo rappresentato, come è stato scritto, lo spirito stesso della volontà di riscatto e di riconquista. Non era dotato, pare, ci dicono così i diaristi, testimoni del tempo, non era dotato di una grande facondia, di una grande capacità retorica, il che rendeva le proprie arringhe in maggior consiglio prive forse di quel mordente che avevano avuto e che avrebbero avuto altri arringhe di altri dogi in passato e nel futuro. Però quello che seppe fare fu di mobilitare una volontà di rivalsa veneziana, soprattutto dopo la sconfitta di Agnadello. Dopo quel maggio del 1509 tutto sembrava perduto, ma fu proprio il doge a mettersi, con un certo sforzo anche dal punto di vista personale, a mettersi alla guida di un movimento che voleva la riscossa. Seppe anche probabilmente negoziare tra le varie anime della nobiltà veneziana, un'anima maggiormente interventista e un'anima invece più attendista. Quello che riuscì a fare, per esempio, nel caso della crisi che seguì Agnadello, fu proprio il dare una linea politica, il fatto di dire che di fare passare il principio che non fosse un dramma perdere temporaneamente le città della terraferma, ritirarsi strategicamente verso la laguna e di lì ripartire. L'altro grande merito fu senz'altro quello di aver coordinato l'attività diplomatica che portò alla dissoluzione della Lega antiveneziana, facendo scorgere in maniera evidente le differenze di interessi
all'interno di quello schieramento. In questo realismo politico, a volte anche abbastanza lontano e indifferente rispetto a quella che oggi considereremo una morale, stava forse una delle grandezze, uno dei meccanismi politici che fecero in modo che Venezia potesse durare così tanto tempo. Dal 14 giugno 1521, Leonardo Loredan non è più in grado di presenziare alle riunioni dei consigli sovrani per il peggioramento delle sue già precarie condizioni di salute. E una settimana dopo, il 22 giugno 1521, muore nella sua Venezia. Marin Sanuto, amico e cronista, di lui aveva detto: «È di facoltà mediocre, da ducati 30 miglia. È macilento de carne, tutto spirito, de statura grande, de poca prosperità. Vive con assai regola, è assai colerico, ma savio al governo della Repubblica. Et sempre il collegio le opinion sue, e ti impregadi, e sta estimate». Nel dipinto a olio, conservato presso la National Gallery di Londra, Giovanni Bellini raggiunge una profondità emotiva senza precedenti e un ritratto dai risvolti psicologici unico nel suo genere. L'opera è firmata sul parapetto Johannes Bellinus ed è considerato uno dei dipinti più alti della ritrattistica ufficiale del pittore veneziano. Il dipinto viene datato 1501 o poco dopo, quando il doge di Venezia entrò in carica. Il Loredan indossa gli abiti tipici da cerimonia. Sopra la camura con i lacci porta il copricapo a corno, tipico dei dogi, e una veste meravigliosa di broccato decorata con i melograni. Nella ritrattistica ufficiale del Loredan, se il Bellini rappresenta l'innovazione, il sapiente Carpaccio, nell'opera coeva che gli è stata attribuita e oggi conservata all'Accademia Carrara di Bergamo, rappresenta invece il confronto con la tradizione. Loredan mostrò nel corso della sua vita una cultura e una sensibilità artistica che si collegavano perfettamente con ciò che stava avvenendo più in generale nel panorama cittadino. Venezia aveva ormai completamente abbandonato la cultura tardogotica che aveva caratterizzato una buona parte del XV secolo per far propri gli ideali rinascimentali. La Basilica di Santa Maria Gloriosa, detta dei Frari, storica sede dell'Ordine Francescano a Venezia, fu luogo cardinale da questo punto di vista. Oggi nessuno si accorge della sua vastità. 102 metri di lunghezza per 48 metri di larghezza, poiché accanto al meraviglioso edificio gotico sorgono numerose abitazioni. Ma quando questo venne innalzato, tra XIII e XIV secolo, su di un terreno paludoso, era circondato solo dal cosiddetto Lago Badoer. Nei secoli, i frati bonificarono la zona, che divenne uno dei più importanti conventi europei dell'ordine, sede di transito per coloro che si imbarcavano per le missioni oltremare, immerso in vigneti e orti. Nella sacrestia si conserva uno dei capolavori di Giovanni Bellini, il Trittico dei Frari. L'opera, concepita in dialogo con le architetture retrostanti, è datata e firmata 1488. Nella pala centrale è rappresentata la Vergine col Bambino e due angeli musicanti. Alla sinistra i santi Nicolò e Pietro, alla destra Marco e Benedetto. La divisione scomparti tradizionale fu voluta verosimilmente dai committenti e il Bellini mostra qui di ispirarsi alla pala di San Zeno del cognato Andrea Mantegna. La carpenteria architettonica costruita ad hoc dialoga sapientemente con quella dipinta dal Bellini all'interno dell'opera. L'artista riesce così a concepire uno spazio unitario, dal grande impatto luministico e dalle cromie caratteristiche della produzione artistica adriatica. Le ricerche illusionistiche dell'opera sembrano seguire quelle avviate con la pala di San Giobbe. Il Bellini mostra inoltre un perfetto controllo della tecnica olio sulle tavole, che aveva mutuato qualche anno prima direttamente dalla produzione pittorica del grande Antonello da Messina. Nel Trittico dei Frari inizia un ideale percorso verso il pieno Rinascimento,
che si compì con l'Assunta di Tiziano posta sull'altare maggiore. Mastodontica opera e capolavoro assoluto realizzato nel biennio 1516-18, rappresenta l'affermazione definitiva della grande pala d'altare d'epoca rinascimentale. Il dipinto di Tiziano è alto quasi 7 metri e venne concepito per dialogare perfettamente con il coro della chiesa di Santa Maria dei Frari. L'opera è caratterizzata da una vertiginosa composizione a piramide, dove più livelli dialogano tra di loro. Nella parte inferiore, infatti, lo spazio è dominato dalle monumentali figure degli apostoli, che sono ritratti con acceso verismo dei lavoratori del porto di Venezia. Queste figure si collegano attraverso la meravigliosa ascesa della Vergine al cielo alla dimensione divina che è rappresentata nella parte superiore del quadro. La pittura italiana non sarà più la stessa. La tradizione artistica veneziana ne uscirà completamente sconvolta e Tiziano diventerà il principe dei pittori. Le conseguenze della morte di Loredan non furono particolarmente eclatanti. Come ogni doge che moriva, la signoria continuava a vivere. E pertanto anche dal punto di vista simbolico questo veniva rimarcato. La morte di un doge non rappresentava uno shock politico-istituzionale particolarmente forte, anche perché Venezia era una gerontocrazia, se vogliamo metterla in questi termini. Si diventava dogi ad un'età piuttosto avanzata e pertanto il potere ducale veniva mantenuto per un torno di anni piuttosto limitato. Il doge veniva come al solito, perdeva la sua identità di vita effettiva e cominciava a diventare un simbolo. Il suo corpo veniva sezionato, veniva imbalsamato e veniva esposto. Nel caso di Leonardo Loredan, le cose non andarono così bene, nel senso che il processo di imbalsamazione ebbe qualche problema e pertanto si dovette immediatamente richiudere la cassa in cui era esposto, e quindi non poté essere esibito, il corpo del doge non poté essere esibito così a lungo. La stessa notizia della morte arrivò con un po' di ritardo, si dice perché i figli volevano essere sicuri di portare tutti i beni del padre nelle proprie case prima che questi potessero essere sottoposti a una sorta di controllo da parte delle autorità. I successori di Loredan ne proseguirono in qualche modo la politica fino poi al dogado di Andrea Gritti, che era stato una delle mani di Loredan nei tempi bui della riconquista della terraferma. Grazie ad Andrea Gritti si era potuto riconquistare Padova, si erano potute riconquistare molte delle città della terraferma. Andrea Gritti avrebbe cominciato di lì a poco quel grande progetto di rinnovamento della città, di renovatio urbis, che avrebbe dovuto far dimenticare i tempi di Agnadello. Nei decenni successivi Venezia è impegnata soprattutto sul fronte orientale, dove resta la più grande avversaria dell'impero ottomano fino all'inizio del XVIII secolo. E con la pace di Passarowitz, nel 1718, al termine di una guerra scoppiata 4 anni prima, la Serenissima deve rinunciare a quanto possiede ancora in Egeo. Alla metà del secolo XVIII, la potenza veneziana può dirsi davvero in declino, finché, con il Trattato di Campo Formio del 1797, cessa anche di esistere come Stato indipendente, in seguito alla sua cessione da parte di Napoleone all'Austria. Il 15 maggio 1797, Ludovico Manin, il doge di Venezia, firmava gli ultimi decreti dettati dal potere napoleonico. Quella stessa mattina, uscendo da palazzo, chiudeva per sempre l'epopea storica di Venezia come autorità indipendente. Da quel momento, l'unità della laguna, risultato della millenaria storia di Venezia, andava incontro a una certa disgregazione. Iniziava così per Venezia il mondo contemporaneo.
Questa era Venezia. La bella lusinghiera e ambigua, la città a metà fiaba e metà trappola, nella cui atmosfera corrotta l'arte un tempo si sviluppò rigogliosa e che suggerì ai musicisti melodie che cullano in sonni voluttuosi.